Sono un po' di fretta, okay, mi spiace, scusate. La Mixter mi ha mandato queste cuffie direttamente dall'America, il modello E9, per parlarvene, per testarle, per dirvi cose. Le cuffie però le apro dopo, perché prima, come avete detto nel titolo, ho deciso di fare una cosa un po' diversa. Non l'ho mai fatta sul canale. Anziché provarle io e dirvi quanto sono belle queste cuffie, che figata, no, ho deciso di fermare la gente in strada. Quindi gli ho fatto sentire della musica, gli ho chiesto come si sentiva, qual era il loro parere e soprattutto di dirmi qual era il prezzo delle cuffie secondo loro. Perché il prezzo è veramente la potenza di queste cuffie. Dopo capirete il perché. Continuate a vedere, Posso farti un minuto? Non ti vendo niente, tranquilla. Io ho un canale YouTube dove faccio batteria, quindi magari non sai niente di questo mondo, ma non c'è problema. Mi ha mandato queste dall'America. Sono un po' di fretta. Okay, mi spiace. Per farle provare. Lei sta registrando? Ho tutto. No, non ti preoccupare. Praticamente mi hanno detto, guarda, falle provare in giro, fai quello che vuoi. Quindi oggi voglio farle provare. Tira le tante, vedi quanto vanno avanti. Scusami, posso farti un minuto senza venderti niente? E provi, ti do il cellulare, metti una canzone, dimmi cosa ne pensi. Sì, e per dirmi secondo te quanto costa? Prezzo. Sì, un prezzo secondo te quanto costa? Oddio, no, non sono capace di avere queste cose. No, no, no. Dai, dai. No. Prova. Scusate. Quello che vuoi, tanto sì, vai poi in giro. Strine, scusa. No, se mi azzecchi il prezzo ci penso. Ottime, non c'è dubbio. Buono. Quanto costano secondo me? Proviamo. Quanto costano secondo me? Dai 100 e 200. Spara un prezzo. 200 euro. 120? Secondo me 150. 159,99? E... 99,99? 69. Come 69? 69. 69. Veramente? Sì, veramente. Bello molto. 199. 69. 199. Costano 69. Ci provo ancora. 99,99? Ah, ci ho preso. Lui. 69. Bravo. Okay. Gliel'ho già chiesto, non mi ricordo più. Che cosa? Posso mettere i video su YouTube? Sì, sì, te l'ho già chiesto, posto. Grazie mille, ciao. Ciao. Grazie mille. Bello. Bene, grazie. Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Sono un po' di fretta. Okay, mi spiace, scusate. Ok, ora posso spiegarvele, posso dirvi tutto quello che so su queste cuffie. Prima vittoria di queste cuffie? Il fatto che abbiano la borsina, come si chiama? Vabbè, il portacuffie della Mixder. Questa in realtà sembra una cavolata, ma non è una cosa per niente scontata, perché di solito le cuffie, quando te le vendono, ti vendono le cuffie e basta, poi ti devi comprare a parte il portacuffie. Invece questo ce l'hanno già loro con la loro marca sopra. Aprendo il portacuffie abbiamo le cuffie, eccole qui. Oltre alle cuffie però c'è anche questo, che praticamente mo vi spiego che cos'è. A parte il libretto delle istruzioni, importantissimo, abbiamo dei cavi che sono, allora, questo è direi quello da usare sugli aerei. In realtà l'ho sentito dire, però non so come funziona, ma vabbè. Il caricatore micro USB. Perché c'è questo caricatore? Perché praticamente queste cuffie qui, che vabbè, già che ci sono ve le tolgo, sono delle cuffie Bluetooth e hanno la possibilità di accenderle tramite questo pulsantino qui. Se io tengo premuto il pulsantino, come potete vedere qui adesso fa blu e rosso perché sta cercando qualcosa a cui collegarsi, un cellulare, un dispositivo a cui collegarsi. In realtà è molto semplice collegarle Bluetooth, e quindi ovviamente per collegarle Bluetooth abbiamo bisogno di questo cavetto per caricarle. La figata di queste cuffie, hanno un sacco di figate queste cuffie, una di queste è il fatto che quando le carichiamo poi abbiamo un'autonomia di tipo 25-30 ore, quindi una vita. Le carichiamo per tutta la settimana, praticamente ce l'abbiamo. E oltre a questo cavetto che c'è in dotazione, abbiamo ovviamente anche un cavo jack-jack, come potete vedere qui, perché queste cuffie vanno Bluetooth e vanno benissimo Bluetooth, ma comunque abbiamo anche la possibilità, tramite questa entrata qui, che non mi metterà mai a fuoco, ah sì, me l'ho messa, di collegare le cuffie tramite il jack. Comunque vi dicevo che sono in plastica, ma sono veramente molto molto resistenti e ovviamente hanno anche la possibilità di essere regolate sia da una parte sia dall'altra. E andiamo a vedere che cosa hanno. Qui queste cuffie hanno dei pulsantini da una parte e dall'altra. Qui, come vi dicevo, c'è l'accensione, che basta tenere premuto, lui andrà direttamente ad accendersi e sincronizzarvi con il vostro cellulare. Qui abbiamo l'entrata per l'USB che vi facevo vedere prima. Qui abbiamo il volume più e meno, e dall'altra parte abbiamo l'entrata, come vi ho già fatto vedere prima, praticamente vi ho già fatto vedere tutto, ma non vi ho fatto vedere una cosa super pazzesca, e cioè questo pulsantino qua. Questo pulsantino qua, dove c'è scritto AM
ANC, che significa Activate Noise Cancelling. È praticamente la possibilità di togliere il rumore. Ad esempio, io quando le ho usate a Torino l'altro giorno e le ho provate per tanto, qual era il problema? È che passando vicino alla strada si sentiva un casino pazzesco perché c'erano le macchine. E in pratica sembra impossibile, so che non ci crederete, ma se acquisterete queste cuffie ve ne accorgerete, perché è una roba veramente pazzesca. Andando a muovere questa levetta in giù si accende questa noise reduction e praticamente non abbiamo più nessun tipo di rumore. Per intenderci, se noi ci mettiamo le cuffie e ci sono le macchine che passano, con il noise reduction disattivato sentiamo normale, sentiamo quasi come se non avessimo le cuffie. Appena attiviamo quello, io non so le cuffie che cavolo facciano, perché non me ne intendo di questa cosa, ma praticamente le macchine spariscono, cioè il rumore prodotto dalle macchine in strada sparisce. È veramente senza senso. Questa cancellazione del rumore funziona veramente veramente benissimo. Provare per credere. Io quando me l'hanno detto non ci credevo e facevo male, perché sono veramente assurde. Quindi in conclusione, queste cuffie mi sono piaciute un sacco, perché sono delle cuffie fatte bene, sono veramente molto fighe. Infatti ringrazio la Mixter, ringrazio Hilary per avermi contattato, perché sono effettivamente una figata. E più che altro, come avete visto con gli altri ragazzi prima, il costo di queste cuffie è di 69 euro. Le trovate su Amazon, infatti vi lascio il link qui sotto in descrizione, il link Amazon, le trovate a 69 euro. E per le cuffie che sono, per come sono fatte, per come si sente, per la questione della cancellazione del rumore, sono veramente veramente totali. Pronto? Sì, salve. Perché c'è una promozione per lei per quanto riguarda internet a casa, quindi direi che il video può finire qui. Vi ricordo che trovate in descrizione un articolo che vi parla proprio di queste cuffie qua. Sempre in descrizione trovate il link Amazon per comprare queste cuffie, e sempre in descrizione trovate tutto il resto, il link ai miei social, il link a tutto quanto. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati tutte le volte che escono i miei video, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.